quello che voglio dire io, che io di solito sempre chiedo all'inizio dello spettacolo di spegnere il cellulare. Ve lo posso chiedere a voi? No, non ve lo posso chiedere. L'avete spento? Sì, tutta con la vibrazione. Ma in effetti io dico, ma spegniamolo sto cellulare, perché tanto se l'abbiamo lasciato con qualcuno, se con la babysitter, anche se in questo momento sta facendo la giravolta spaziale, non ci telefona. Se con il papà ci telefona per dirci una cazzata, amore starnutito, che cosa faccio? Anzi, di solito loro telefonano per dirti, ha fatto la cacca. Puliscila! Tu che fai quando fai la cacca? La stessa cosa devi fare, no? Loro tutto gli puoi dire, ma la cacca proprio non ce la fanno. I papà non lo so, sono bravi, perché i papà di adesso non sono più come quelli una volta, però niente, non ce la fanno. Poi, se invece l'avete lasciata ai nonni, la nonna ci telefonerà solo per dirci, scusa se te lo dico, ma come si addormenta con me? Allora, mi dici che sono negata, perché in effetti, vabbè, io qualche problema. Cioè, io per esempio non capisco in che marcia sono quando sono in autostrada, no? Cioè, proprio non lo, cioè l'unica che riconosco è la retromarcia, tutte le altre proprio non lo so. E lui mi dice, il motore ti parla. Te lo dice lui quando devi cambiare. Io l'altra volta ho aspettato un'ora, non mi ha detto niente, ho fatto di testa mia, ho messo la seconda, volevo stare là, non stata là a ascoltare niente. Vabbè, diciamo difetti fondamentali, non c'ho il senso dell'orientamento, ma infatti io preferisco guidare la notte, perché almeno seguo la stella polare. Ma di giorno qua a Milano non è che ci sono punti di riferimento naturali, che ne so, un fiume, un lago, una montagna, niente. Si perderebbe pure un uccello migratore. L'unico punto di riferimento qua a Milano è il Duomo. Infatti è pieno pieno di piccioni. È inutile che gli date a mangiare. Non sono affamati, si sono persi. Persi. Altro difetto, sono lenta, ma per fortuna, perché essendo così scarsa almeno vado piano, no? L'altro giorno ero in autostrada, ho incontrato uno più lento di me. Ho detto, vai Terry, puoi fare il tuo primo sorpasso in autostrada. Credici, ci devi credere, credici, ci devi credere. Metto la freccia, metto la terza. Me l'ha detto il motore. E sfida il mio avversario con lo sguardo, come a dire, adesso ti faccio mangiare la polvere. Quando improvvisamente vede arrivare nello specchietto il solito, sono maschia, te lo devo dimostrare, ma soltanto in autostrada, che comincia a lampeggiare. E si appiccica dietro, tipo roulotte. Dove mi devo mettere, Alonso? A sinistra ci sono gli oleandri. A destra c'è il sorpassato che mi guarda come a dire, io rallenta, arrangiati. Ama tutte e due questo momento, non me lo rovinate. Piuttosto arriviamo a Bologna come le frecce tricolore. Così. Informazione. Una fatica. 2 ore e un quarto di sorpasso. Arrivate a Bologna, il casellante, ma manco mi ha chiesto il pedaggio, mi ha offerto acqua e zucchero, che l'ha visto che ero distrutta. Ma che è sta mania di correre?
Questo è proprio del nord. Allora, mia figlia, 2 anni e mezzo, ha già capito tutto sulle differenze tra nord e sud. Quando siamo a Palermo, ride, scherza, sorridente, felice, bambina, no? Contenta, gioiosa, sempre. Appena arriviamo a Milano, piange, urla e cerca lavoro. Per farvi capire quanto sia vero che siamo diversi, la scienza ci viene in soccorso. Primi anni, io prima leggevo Vanity Fair. Questo articolo si intitola Fiocco rosa, fiocco azzurro. Voi? Rosa? Sentiamo me. Fin dall'inizio le femminucce tendono ad essere più socievoli. Alcune resteranno solo così. Dallo sviluppo fisico del cervello si può giungere alla conclusione che i maschietti mantengono un contatto visivo più breve. I schini loro non riescono a restare concentrati. Loro rimangono concentrati solo quando leggono la Gazzetta dello Sport. Poi, 6-12 mesi, i livelli di estrogeni più elevati nelle femminucce favoriscono un maggior numero di collegamenti cerebrali. Avete capito? Solo le femmine. Si ritiene che i livelli di testosterone nei maschietti rallentino la crescita dei collegamenti cerebrali. Questo resterà così per sempre. È il testosterone che vi fotte a voi. Poi dice, tra i 18 e i 24 mesi, che le femminucce tendono a fare dei collegamenti neurologici prima, che gli aiuta a saper controllare la vescica. I maschietti anche questo, in questo sono più lenti. Infatti si fanno grandi feste quando un bambino maschio riesce per la prima volta a fare la pipì nel vasino, forse perché si sa che sarà l'unica volta in cui riuscirà a centrarlo. La scelta del nome è un momento importante, è bello perché poi resta per tutta la vita. Poi noi madri ci scateniamo nel momento della scelta del nome, proprio abbiamo la voglia di rovinarle questi poveri bambini sin dalla nascita. Allora c'è gente, una mia amica ha chiamato il figlio Verde perché gli piaceva Hulk, cioè proprio la due miei amici non si sono mai messi d'accordo. Lei lo voleva chiamare Sandra, lui lo voleva chiamare Amanda, alla fine l'hanno chiamata Salamandra. Ma una cosa che è successa di recente, non so se l'avete sentito, un fatto di cronaca: una mamma voleva chiamare il figlio Venerdì. L'avete sentito? Voleva chiamare il figlio Venerdì, non è stato possibile, la Corte Costituzionale non gliel'ha permesso, ma a quanto pare il problema era il cognome, perché si sarebbe dovuto chiamare Venerdì Pesce, e quindi non poteva essere. Ma la cosa più scatenante, I calciatori, allora Totti ha chiamato la figlia Chanel, Beckham lo sapete come ha chiamato il figlio? Brooklyn, brava la signora che è informata sulle cose fondamentali della vita, Brooklyn l'ha chiamato perché è stato concepito lì e per fortuna che non l'hanno fatta in Sicilia, altrimenti il suo bambino si chiamerebbe Cefalù Beckham. Considerate, io ho chiamato mia figlia Giuditta, quindi non piace molto questo nome, devo dire. Ogni volta che mi chiedono come si chiama tua figlia Giuditta, ah. Mia zia addirittura, quando gli ho detto che si chiamava Giuditta, ha detto: ma il nome è definitivo? Sì zia, lo accendiamo. Non chiedete mai ad una mamma: hai una foto di tuo figlio? A meno che non avete tutto il pomeriggio libero, perché in quel momento le si illuminano gli occhi, tira fuori, perché negli anni 70 almeno, negli anni 70 tiravano fuori il portafoglio e ti facevano vedere solo una foto quadrata, tutto un po' scolorita. Adesso no, noi tiriamo fuori il cellulare, inseriamo la memory card da 8 giga e ti facciamo vedere un'ora e mezza di fotografie. Un'ora e mezza. E dopo un'ora e mezza, quando ti dicono: ti sono piaciute le foto? Belle, belle, belle. Soprattutto la 1378, da veramente bella, che è piaciuto un casino, bella. Ti fanno vedere pure i video a quel punto?
Perché la mamma, per avere il ricordo, fa i video. Quanti video avete voi dei vostri bambini? Io pure me li riguardo. Invece il papà il video non lo fa per avere un ricordo. Il papà il video lo fa perché spera che il bimbo si schianti contro un albero per poter mandare il video a Paperissima. Mischini, si picciriddi. Vedi che c'è questo bambino seduto nella sedia, piccolo piccolo, che sta per addormentarsi. E il papà, anziché andarla a prendere, aspetta che accappotti. Fa la cattiveria, l'accanimento.